Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo caricatore per batterie lipo. Si tratta del toolkit RC-M6, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo il caricatore, un manuale di istruzioni e un cavo USB. La prima cosa che salta subito agli occhi sono le dimensioni estremamente contenute di questo caricatore. La larghezza è di 7 cm e l'altezza è di 5 cm. Lo spessore è di 2,5 cm. Anche se il caricatore è molto piccolo, le caratteristiche sono ottime. Parliamo di un massimo di 150 W e di 10 A, con supporto per batterie da 1 a 6 celle. Nella parte inferiore abbiamo la ventola per il raffreddamento e questi due supporti, che servono per far passare il flusso d'aria alla ventola. I supporti non sono granché e si staccano facilmente, quindi fate attenzione a non perderli. Sul lato sinistro abbiamo l'input, che è DC da 7 a 28 V. Abbiamo l'ingresso per il sensore di temperatura ed una porta USB, che può essere usata per aggiornare il firmware del caricatore o come output a 5 V da 2 A. Per aggiornare il firmware del caricatore trovate il mio tutorial in descrizione. Sul lato destro inseriamo la batteria da ricaricare. Abbiamo connettori per cavo bilanciatore e cavo di potenza. Nella parte superiore abbiamo un display TFT a colori da 1.8 pollici, il tasto OK, quello per scorrere verso il basso, verso l'alto e il tasto Exit. Alimentiamo il caricatore per accedere a tutte le sue funzioni. Come vedete, ho già aggiornato il firmware del caricatore. Rispetto alla release iniziale ci sono alcune novità. Partiamo dai setting. La tensione in ingresso minima è un valore da impostare se stiamo alimentando questo caricatore tramite batteria. Impostando il valore minimo facciamo in modo che il caricatore interrompa la carica appena raggiunto questo valore. Questo è molto importante per non far scaricare completamente la batteria che alimenta il caricatore. Come vediamo, l'input power, cioè la massima potenza durante la carica, adesso è di 200 W. Con gli ultimi aggiornamenti firmware abbiamo quindi un incremento di 50 W rispetto alle specifiche iniziali. Per quanto riguarda il safe time, io lo porto sempre al minimo, in questo caso 60 minuti. Quando scarichiamo o mettiamo in storage una batteria, possiamo scegliere se disperdere la carica in eccesso o riciclarla per caricare a sua volta la batteria che alimenta il caricatore. Riciclare la carica in eccesso potrebbe essere anche una scelta interessante. Purtroppo la batteria in ingresso non ha la possibilità di collegare il cavo bilanciatore. Per questo motivo vi sconsiglio di usare il metodo riciclo. Dopo l'aggiornamento abbiamo anche il tema chiaro e le lingue tedesco, francese e italiano. Per quanto riguarda le schermate output e misura, non le ho trovate rilevanti per chi fa FPV, quindi le saltiamo. Vediamo la funzione caricatore, che è quella che ci interessa veramente. La prima cosa da fare è creare un nuovo programma, ne possiamo fare massimo 3. Clicchiamo su OK e scegliamo il tipo di batteria. Le batterie più usate per FPV sono le LiPo, le LiHV e le Lion per le 18650. Scegliamo LiPo premendo OK. End voltage lo lasciamo a 4.20 V. Per quanto riguarda le celle possiamo lasciare su auto, ma se abbiamo una batteria con la carica delle singole celle sfasata, il sistema potrebbe non riconoscerle correttamente, quindi le settiamo noi manualmente. La corrente di carica deve essere uguale a quella delle batterie. Ad esempio questa batteria ha 1500 mAh, quindi nel caricatore imposto 1.5 A. La corrente di scarica la setto a 1 A. A questo punto possiamo scegliere il programma che ci interessa. Abbiamo carica, scarica e storage. Io vi consiglio di usare solo carica e storage, evitate assolutamente di usare il programma scarica. Questo perché usando il programma scarica il caricatore cercherà di portare le celle a 0 V, danneggiando irrimediabilmente la batteria. A questo punto possiamo caricare la batteria.
Inseriamo il cavo bilanciatore in questo modo, con la terra rivolta verso noi e utilizzando i pin partendo dal negativo. Poi colleghiamo il cavo di potenza. Andiamo su carica e diamo ok. Quando la batteria è completamente carica, compare questo messaggio. Per concludere, posso dire di essere rimasto positivamente colpito da questo caricatore. Le dimensioni contenute lo rendono ideale per essere portato durante le sessioni di volo, abbinandolo ad una batteria di grandi dimensioni o, se possibile, ad un alimentatore. La potenza di 150 o 200 W dopo l'aggiornamento ci permette la ricarica in parallelo senza troppi problemi. La carica intelligente riesce a dare un ottimo bilanciamento delle celle, cosa non scontata per dei caricatori in questa fascia di prezzo. Se siete alla ricerca di un caricatore delle dimensioni compatte, con molta potenza e dal costo contenuto, questo farà sicuramente al caso vostro. Questa era la mia recensione del caricatore Toolkit RC M6. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete supportarmi, vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link affiliati. Trovate l'elenco in descrizione.